L'ex presidente del Brasile Lula resterebbe asserragliato nella sede del sindacato dei metallurgici ABC a São Bernardo dos Campos, nella periferia di San Paolo del Brasile, dove ha iniziato la sua carriera a livello politico come leader radicale negli anni 70. L'ex presidente si sarebbe rifugiato nella notte di giovedì dopo che si sarebbe diffusa la notizia dell'ordine di arresto voluto dal giudice Sergio Moro. Secondo l'agenzia brasiliana Brasil, Lula potrebbe consegnarsi oggi stesso, stando al commento che alcuni avrebbero fatto e stando anche al contenuto dei tanti negoziati che ci sarebbero stati tra i suoi legali, i suoi avvocati e la polizia al termine delle commemorazioni a San Paolo in memoria della moglie scomparsa lo scorso anno e che avrebbe compiuto oggi 68 anni di età. Questo dunque sarebbe quanto, il video termina qua, iscrivetevi se volete commentare, un saluto al prossimo video.